Salve a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giacrino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spollicciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi è avvenuto che la carissima Ashley del nostro cuore, dopo un attacco di virus acuto, insomma, ha ben deciso di separarsi da noi e andarsene per i fattacci suoi. Quindi adesso ovviamente Leon, ragazzi, si deve grattare la rogna da solo. Che gran novità. L'ultima volta infatti ci siamo salutati esattamente qua, ero riuscita a incontrare nuovamente Eusti e quindi ci eravamo fermati qui. Ok, spaccando qua infatti è possibile per fortuna aprire di qua. Poi quello che mi avete scritto, ed era una cosa effettivamente che qualcuno di voi già mi aveva suggerito, per ottenere ciondoli per la valigetta appunto dovrei partecipare al poligono di tiro. Questo non so ragazzi se lo farò in video oppure magari sarà una cosa che farò per cavoli miei per non annoiarvi troppo. Poi mi avete fatto presente anche il fatto che adesso ragazzi che questi risultano essere in vendita, ovviamente posso venderli perché sono ormai per me inutilizzabili. Quindi questi ragazzi li vendiamo. Direi che compriamo uno spray medico ragazzi nel dubbio. Qua in effetti è possibile comprare anche un nuovo tipo di valigetta ragazzi, che dà altre opportunità tra virgolette. Questa per esempio aumenta la probabilità di ottenere risorse ed effettivamente non è tanto male come cosa. Infatti ragazzi direi che quasi quasi la compro, perché le risorse comunque sono sempre utili per craftare ovviamente munizioni e roba del genere, mentre le piante rosse ragazzi mi interessano o non mi interessano. Quindi per adesso scambio 8 spinelli per questa valigetta. Quindi tramite il menu valigetta presso qualsiasi macchina da scrivere, eccola qua infatti. E questa dava più possibilità di ottenere munizioni per pistola. A questo punto direi comunque ragazzi di cambiarla, di mettere questa qua nera. Risalvata la partita, direi che siamo abbastanza pronti per proseguire. Più o meno ragazzi, non si è mai abbastanza pronti per proseguire. Allora, vediamo un po'. Che cazzo ti ridi? Le è bastato vederti una volta. Meglio così. Ormai mi ero stufato di andarci così piano. Adesso giochiamo secondo le vere regole dei Salazar. Sentiamo. Cioè, pensavo me le illustrasse le regole dei Salazar, che diamine. In ogni caso, vede tutto questo qua, già ha notato che la cara Ashley ragazzi ci ha piantati in asso, che meraviglia. Va bene, va bene, va bene, direi che possiamo andare avanti. Passiamo sto ponte elevatoio. Oddio, mi salve signori. Ok, allora, questi con lo scudo, regà, sono veramente, hanno rottura le palle. Oddio, che cazzo è successo? Ma che cazzo? Oddio, 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 no, 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 no. No, no, regà, allora, d'ora in avanti io non ce la posso fare. Oh, cazzo, ad affrontare questi coi ragni. Non ce la posso fare umanamente. No, no, è lo schifo più assoluto. È lo schifo più assoluto. Vabbè. Allora, mi è stato utile perché gli ha fatto mollare lo scudo. Però, oddio, oddio, ricarica Leon. Oddio, 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 oddio. Muori, dannazione. Oddio. Ah, guarda gli stronzi là sopra con le balestrine. Che simpatici. Vaffanculo. Mannaggia, devo essere rapidissima. Ok. Uno è saltato in aria. Secondo. Ok, secondo saltato in aria. Terzo.
Ok, perfetto. E che cavolo. Me li tolgo un po' dagli zebedei, perché se no... Va bene, vediamo se riusciamo a proseguire. Ma cioè, quest'oggi, ragazzi, è terribilmente a rilento la situa. Anche se, devo essere sincera, d'ora in avanti, regà, con la paura che escano i maledetti ragnazzi, non sarà così facile per me. Pure questo rumore per... Ecco qua! Vedete, vedete che c'ho ragione? Cazzo, che schifo! Ci mancava pure il rumore schifosissimo delle zampette. Allora, se io tiro sta leva, tira la leva, abbassa la leva, cronk. Ah, semplice, veloce, immediato, si apre questo cancello. E per noi va benissimo, ovviamente. Però per aprire questo, che è praticamente identico, ragazzi, al simbolo di Rapunzel, insomma, del sole che c'è nel film animato di Rapunzel, dovremo trovare ovviamente una leva che avrà lo stesso identico simbolo, chiaramente. Per cui se io salgo qua, a parte trovare qualcosa di orribile, che cosa troveremo? Ecco. No, no, non arriva un bel niente. Dammi alla larga, Cristo. Ok, ecco, raga, ho finito anche i colpi per pistola? Come diamine è possibile? Mamma mia, raga, li sto usando come se non ci fosse un domani. Porca miseria. Mi ritrovo spesso a bocca asciutta. Allora, un'altra porta col sole. Ok, però qua di leve non ne vedo, per cui immagino che la leva che ci servirà probabilmente la troveremo, ragazzi, salendo di qua. Per cui io tornerei di qua, salirei questa meravigliosa scala, scaletta, e vedrei cos'ho. Allora, qua c'è un'altra volta questa. Aspetta. Mi era aperto di qua. Ergo, il fatto è che... Oh madonna, ok, sono un attimo confusa. Ho tirato la leva e si è trasformata in quella col sole. Solo che ovviamente adesso di qua è chiuso. Sono alquanto confusa. Però, regà, è più semplice di quello che sembra. Basta scendere di nuovo di qua e... voilà, ecco, ritrovarci è dove ci serve. Ehi, si può? Disturbo qualcuno? Oh... Lei, sì, lei l'ho disturbata di sicuro. Mi dispiace, non inter... che cazzo. No, regate, pessimo, pessimo. Mi sono mossa malissimo e ho sprecato già due colpi. Quindi già questo è andato di merda. Vedo, allora, che questo sistema di leve mi sa che sarà più una rottura di palle che altro, perché vedo altre porte qua, sempre con questi stessi simboli. Quindi i ragni no, i ragni no. Cristo santo. I ragni no. Oddio, dov'è il ragno? Lo vedo. Muori, schifo. Oddio, ho colpito la falce, regà. Non la... Allora, manco se me fossi impegnata l'avrei fatto volontariamente. Sempre rumori poco apprezzabili. Oh, salve, salve a tutti. Salve, salve. Che carini, che carini. Ok, meno male, li ho fatti fuori così. Chi è che si lamenta? Cos'è? Cosa sta succedendo lì, La costipazione può essere un problema. Io vi consiglierei qualche tipo di lassativo naturale. Avete provato con le prugne? Ok, allora, qua c'è la leva, ragazzi. Solo che devo un attimo vedere dove riusciamo. Allora, questa deve essere uno di quei cancelli tipo scorciatoia, probabilmente. Credo, non lo so. Vediamo un attimino. Allora, infatti di qua adesso abbiamo aperto. Però, ok, sono riuscita infatti dall'altra parte. E il cancello. Oddio, no, le cancello. La leva di qua. No, no, no. Dovete stare buoni e zitti. Buoni e zitti. Buoni e zitti. E che diamine. Sempre rotture di palle. Probabilmente questa ci serve per aprire questo cancello. Suppongo proprio di sì. Infatti, perfetto. Quindi siamo a posto di regola, vero? Vabbè, mi sa che ho lasciato indietro un tesoro, ragazzi, ma ormai è andata. Aspetta, dove sono riuscita? Che qua c'è un'altra leva, un'altra volta. Non so se ci sono stata prima. Qua, fatto sta che questa ovviamente è chiusa. Immaginavo bene. Allora, proviamo ad andare di sopra e vediamo. Oddio!
Mamma mia, sta arrivando cattivissimo. Assore dai, a mamme da regà. È greve tipo. Veramente greve, greve. Assore da pure a te, mannaggia la miseria. Ok. Oh, mi sa che mi conviene curarmi un attimino. E non posso craftare un cavolo. Cioè, perlomeno per pistola non posso fare assolutamente niente, ragazzi. Assore. Ah, vabbè, tanto le ho prese qua. Sì, salve, un attimo. Un attimo di pazienza. Me l'ha dovuta sparare lo stesso, nonostante le abbia chiesto gentilmente di aspettare un secondo. Ecco il cazzo. Allora, colpo super mega iper incredibile. Sì, però se c'è questa stronzetta che continua a lanciarmi freccine. E salve. Ok, pure la freccia comunque possiamo recuperarla. Facciamo attenzione. Ok, è morto assolutamente. Recuperiamo anche la freccia. L'ho recuperata, sì. Fantastico. Allora, di qua ragazzi c'è un barile, non ci dimentichiamo della roba importante da raccogliere, anche se continua a lasciarmi solo ed unicamente pejetas. Per cui apriamo qua un attimo di nuovo, signora. Pure. Allora, la ripago con la stessa moneta se per lei va bene. Ecco fatto. Non me cadete sotto perché la freccia me la devo riprendere, non mi rompe i coglioni. Ecco, rimani qua. Bravissima, bravissima. Allora, te ragazzi, allora andiamo. Saliroa. Oddio, mi ha salvato. Oddio. Ah, un altro ciccio bello. Sarà questo è corazzato, ragazzi. Non ci posso credere. E sembrerebbe proprio di sì. Ah, ecco, guarda, l'ha detto Leon al posto mio, io non volevo essere troppo volgare come al solito, ma me lo volevo risparmiare, solo che niente, Leon ha fatto tutto da sé, va bene. Allora, proviamo a vedere cosa possiamo fare contro questo caro gigantone, oltre a continuare a farci colpire come imbecilli, ovviamente. Quindi vediamo un po'. Oddio, non vi ci mettete pure voi, per favore, che già ho problemi seri. Che diamine. Non vedete quello là sopra? Che oddio, greve, raga. Greve. Oh, allora, questo mi può essere d'aiuto. Per questo la ringrazio, perché è stato veramente gentilissimo ad aiutarci. Allora, pure la mia situazione, ragazzi, situazione munizione, direi che è abbastanza critica. Non abbastanza, è proprio critica. Allora, recuperiamo quello che c'è qui dentro. Pianta verde, a saperlo, mannaggia, aspettiamo un attimo a curarmi. Per cui, dove dovrei andare adesso di preciso? Aspettiamo di nuovo, ragazzi, che lanci i suoi massi. Il suo passatempo preferito, effettivamente. Quindi via, polvere da sparo. Siamo attenti. Oddio. Via, si scende, si corre. Togliti dalle palle. Ok. Lui muore, ma il cancello è chiuso. Quindi dobbiamo vedere, ragazzi, di riuscire ad aprirlo. Di qua non... Ah, qua c'è la leva. Attenzione, non l'avevo molto vista. È da qua che sono arrivata, di corsa? No, in effetti no. Ok, quindi scambia di posto, ovviamente. Agli assore dai, a mammeta. Maledetti. Il ciubotto è messo male. Sì, grazie, Leon. No, vabbè, raga. Cioè, allora, mi rimangono due colpi e sono capace di sprecarli così. Che cavolo. Il giubbotto è proprio andato adesso, mi sa. Allora, il punto è... Adesso da qua posso scendere, immagino di sì, quindi... Buttiamoci di sotto. No, Leon. No, Leon! C'è un barile. Porca, questa è stata, raga, la mia disattenzione. Cioè, anche se effettivamente non gli ho detto di salire, se vogliamo proprio essere fiscali. Mi sa che attualmente mi tocca usare la piantina così, ragazzi, e non poterci fare assolutamente nulla. E salire. Sperando che non mi distrugga di nuovo le chiappe, perché adesso si può passare, ovviamente. Sì. Un cannone, ovviamente, è quello che ci serve per abbattere Cicciobello, ragazzi, ad armi pari, più o meno. Chiavi non ne abbiamo, quindi rompiamo qua le pesetas. Cazzo, datemi risorse!
E dire che ragazzo gioca... Oddio, da dove minchia è arrivata questa? Sto giocando a difficoltà normale. Io ci tengo sempre a specificarlo questo, ma... Raga, è assurda la situa, eh. Allora, intanto qua sopra c'era altra roba da prendere, ma questo allora lo dobbiamo comunque far saltare. Sì, perché comunque deve andare su, ovviamente. Oh, ma questi ci mancavano. Questi rompipalle! Dio santo! No, raga, io non ho parole. Ok, posso dire che non ho parole? Non ho parole, perché allora già io ho capito che la difficoltà, raga, non possa essere troppo bassa. Però già nella rottura di palle della situazione mi ci mettono anche questi altri stracciaminchia. Continuiamo a far salire il cannone e continuiamo a salire anche noi, ragazzi. Ovviamente non è di qua che devo andare. Ok, mo stavolta sei arrivata convinta convinta. Mo te faccio io le chiappe a strisce. Maledetta. Oh, ma regà, dai, eccone un altro. Ovviamente pesetas del cazzo, cioè, utilissime proprio. Ok, munizioni pistola già me vanno meglio. Quindi andiamo su. Cannone adesso sì, la portata di mano, ragazzi. Vediamo un attimino. Ecco, lo sapevo. Chissà perché lo sapevo. Qualcosa mi diceva. Ecco qua, allora. Ah, dritto nell'occhio. Cioè, siamo stati talmente precisi da spararglielo nell'occhio. Ah. Adios, stronzo. È andato. Ok, così. Non me l'aspettavo, ragazzi. Cioè, un colpo e basta. Io mi aspettavo almeno due o tre palle di cannone dritte in bocca. Una roba del genere, però. Vabbè, meglio così. Che dobbiamo fare? Allora. Prendiamo pure, ovviamente, le solite pesetas. Però vabbè, le pesetas possono essere usate anche per comprare risorse. Quindi io direi di scendere. E... ah, questo? Chissà cosa ho appena fatto. Non lo so, però vabbè. Continuiamo a scendere. Altra roba utile. Di qua c'è qualcos'altro. Qua siamo rientrati semplicemente qua. Quindi non c'è una... ecco qua. Non c'è una minchia. Dove vanno tutti? Ma dove andate? Che sono qua. Ecco. Ah, mo ve siete accorti che sto qua? Mamma mia. Ok, Leon, con calma sempre, mi raccomando. La ricarica sempre a sore, dai, a mammeta, sempre con calma. Mi sa che mi toccherà mangiarmi la vipera, ragazzi. Non ho altra alternativa. Che meraviglia tutto, davvero meraviglioso. Possibile a Shoreta. Ok, allora. Questi continuano a fare avanti e indietro, tra l'altro non ho capito perché. E di qua a destra, a sinistra ci dovrebbe essere pure un tesoro. Allora ragazzi, niente, fabbrichiamoci qualche munizione per carabina, perché comunque è sempre utile. Quindi questi adesso arrivano a tutta birra, ovviamente, vero? Mancato in pieno. Ok. Ok. So che avrei potuto utilizzarlo diversamente, ma va bene lo stesso. Quindi il tesoro, dov'è il tesoro? Non è di certo di qua il tesoro. Dov'è? Ma possibile che me li sono persa sti cazzi di tesori? Dove minchia è? È qua? No! Allora è più giù, non è più su. Mamma mia, l'arte di Maria Cazzetta. Oh, sali, scendi, sali, scendi. Allora, il piano è questo. E qua davanti. Ah, e vaffanculo, raga. Niente, era il cassetto. Niente da fare. Va bene, allora. Possiamo procedere finalmente? Ce la facciamo? Niente, raga. Oggi si avanza veramente a fatica, eh. Ecco qua. Forza. Sembra molto resistente. Devo buttarlo giù in qualche modo. La mia faccia vi sta dicendo meglio che non commento, perché sono appena arrivata dal cannone. Non avevo mica capito che dovevo usarlo per buttare giù la porta. Mi potevo risparmiare anche i colpi che ho usato per uccidere quei tre pezzi di sterco. Però va bene. Allora, dov'è la porta? Eccola qua. Fantastico. Adesso bene, sì. Aperto al transito. Sì, adesso sì, possiamo andare. Per la gioia di grandi e piccini, ragazzi, stiamo finalmente per attraversare quest'ennesimo portone! Come non detto!
come non detto, Cicciobello non ci sta. Cicciobello giustamente, raga, gli sono girati i maroni, dice. Cioè, ma te rendi conto? Tutto qua, si tratta di una vendetta. Mi spiace, ma ne ho avuto abbastanza. Cioè, una vendetta mordi e fuggi praticamente. Cioè, mi son cacchiato che mi hai ciecato l'occhio, ma non ti romperò le palle più di tanto. Va bene, ok, come non detto. Intanto andiamo avanti. Allora, qua sembrerebbe non esserci una mazza di interessante, quindi... Oddio, mamma mia, quanto è grande sto posto, quanto è grande sto posto. Eccolo, questo è il famoso cortile di Regola. Ci abbiamo messo 2 anni a raggiungerlo, ma è il famoso cortile. Meraviglioso, è Ashley, meraviglioso. Dove sei? Ashley se n'è andata, io sono felice. È meraviglioso non stare più con lei. Non ci credo. Purtroppo sì, Gioia. È normale avere paura. Ma non puoi scappare. Devi andare avanti. Possiamo farcela. Insieme. Non so se ce la faccio. Ce la fai. Magari avverti prima di accoltellarmi ancora. Leon, grazie. Sì, ma non fare quegli occhietti dolci. Non fare quegli occhietti dolci. Eccolo qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta a terminare anche questo capitolo. Quindi si procede, ragazzi. Si incomincia, immagino, il capitolo 9. Suppongo che fosse il capitolo 9. Brondo. Luis, ah, dove sei? Gioia di zio, ho fatto un casino. Vieni a salvarmi, principe azzurro. Come no? Verrò a cavallo. Andiamo. In sala da ballo dopo il cortile. Vieni a danzare con me. Hai proposte quelle belle. Però non possiamo abbandonarlo. E certo, parla lei. Tanto lei non fa una minchia. Non fa una ceppa. È a lei che importa di andarci a mettere le chiappe. Va bene, ovviamente non ci resta che andargli a salvare le chiappone, ragazzi. Fatto sta che tutta sta strada, tutto sto casino. Ci vediamo in cortile, bla bla bla. E adesso salvami, Leon, prode cavaliere. Va bene, vorrà dire che salverò anche Luis. Quindi, qua c'è una pianta gialla, perché non la vedo? Ah, era qua sul davanzale. La posso combinare? Sure, la posso combinare, certo. Quindi via di miscela di piante, ragazzi, e la usiamo subito, perché ci aumenta anche un pochettino la vita. Manca la speranza, Leon. Veramente non c'è più niente. Lasciamoci andare e basta, è finita. Dobbiamo andare di qua, ragazzi. Accedere al cortile. Ah, allora, pure sta zona sarà, mi sa, una bella rottura dei maronzi, ragazzi. Mi sa proprio di sì. Guardate un po' quante munizioni mi hanno dato. Non so se ci rendiamo conto, ma hanno dato un intero arsenale, praticamente. Non è un buon segno, ma appunto non ha fatto che confermare la reminiscenza che ho riguardo questo posto. Perché se non erro, la zona del cortile dove ci stanno le piante e tutto il resto, ci stavano pure, mi sa, ci stavano altre creature poco amichevoli. Questa è pure una mezza specie di labirinto. Non proprio labirinto, ma più o meno. Allora, i corvi, li potevo ammazzare i corvi, è vero, sì. Mi dispiace, ma... mi dava qualcosa? Polvere da sparo, beh, sempre utile. Che poi vorrei capire per quale motivo un corvo quando muore dovrebbe mai cagare polvere da sparo. Ma vabbè, dettagli pure quelli. Io spero di rincontrare Eusti il prima possibile comunque.
E allora, prima di salire queste scale, diamo un'occhiatina qua in giro. Scusa, Ashley, cerca di starmi incollata alle chiappe come sempre, a meno che io non ti dica il contrario. Qui. Sempre, pesetas. Oh, biscia. Biscia, mi servi? Che già mi sono bagnata tua sorella e non avrei dovuto farlo. Che poi è una vipera, non è una biscia, ma pure quelli sono dettagli. Tante pesetas, va bene. E ecco, se non avessi mangiato l'altra, ragazzi, adesso ne avrei due. E quindi sarei a un passo dal completare la famosa sfida che avevo incominciato tipo un'eternità fa. Ma pure quelli sono dettagli. Quindi, qua sopra che abbiamo? Una leva, una simpatica leva. Ehi, okay. Guarda, lo standard si è abbassato. Eh sì, l'ho notato, tesoro. Quindi ne devo trovare altre due. Mazza, che cosa complicata. Per poter procedere bisogna abbassare gli standard. D'accordo, quindi allora uno l'abbiamo trovato. Devo vedere di riuscire a trovare la strada, ragazzi, qua intorno. Di qua. Vediamo un po'. Ecco qua, eccoli, me li ricordavo. Me li ricordavo, ragazzi. I cagnolotti belli belli, carini. Un'altra spina nel di dietro. Ok, un colpo per questi basta. Un colpo ben assestato, ma ovviamente per fucile d'assalto. Cioè, per fucile, raga, questo qua da vicino. Che cazzo è successo? Ah, munizioni magnum, oddio santissimo. No, state buoni. No, che cazzo sta succedendo? Ah, stanno rinchiusi. Vabbè, fatto sta, allora che qua non c'è niente. Quindi dobbiamo comunque per forza continuare di qua. Ah, belli. Che è successo? Bastardi, maledetti, malefici. Avevano fatto bene a rinchiudervi. Sì, attenta, Ashley. Ok. Che schifo, cazzo, non muore. Com'è possibile che non è morto? Ah! Ma oh! È fermo! Ah, perché c'ha la plaga immensa, schifosissima. Che pallone gigantesche. Allora, munizioni fucile, ragazzi, direi assolutamente di approfittarne e di farcene un pochino. Qua dentro c'è niente? No, ci stanno pure i ciotole dei cani addirittura. Oddio. Ce ne sono altri in arrivo, me sa, eh. Però così dal nulla, no, bastardo. E che cavolo. Maledizione. Oh, no, vabbè, raga. Ok. Tanto, figuratevi, raga, sto posto è strapieno, come possiamo ben vedere, purtroppo. Voglio approfittare e ammazzarli adesso, questi, piuttosto che, ecco, poi non ritrovarseli più e ritrovarseli di fronte quando si va più avanti. Allora, comunque io ho continuato a procedere, ma scale non ne ho trovate. Infatti, allora, questa è quella dove siamo stati. Questa è la seconda, però qua ci dovrebbe essere un tesoro. Ok, fantastico. Meraviglioso. Scacchiere elegante, ma si può completare in qualche modo? Può essere solo venduta. No, mi sa che non è che si può completare o roba del genere. Comunque, mi tocca. Allora, aspettiamo un attimo a curarci, anche se comunque potrebbe essere rischioso avanzare senza ripristinare la propria salute. Però non ho tanta alternativa, perché ho soltanto una piantina, ragazzi. Una misera piantina. Ok, apriamoci la porta qua e ovviamente. Oddio, non mi dica che stanno arrivando gli altri cani. Oddio, di sicuro stanno arrivando gli altri cani, figuratevi. Quindi secondo standardo ce l'abbiamo, quindi ovviamente manca soltanto il terzo. Quindi autosalvataggio. Però sento zampettare, non mi piace per niente. Quindi la terza è da questa parte. Come ho fatto a non vedere la strada? Non lo so, ma non mi stupisco più di tanto, perché comunque, raga, in mezzo a ste siepi, in mezzo a ste cose, non è facile. Quindi siamo usciti dalla parte opposta e non possiamo passare da qui. Almeno così sembrerebbe. Ma che cazzo, minchia, mira maledetta, raga. No, mo sono costretta. Sono costretta, non posso fare niente. Lo so, Leon, ricordamelo tutte le stracazzo di volte. Maledizione. Eccoli qua. Oh, guarda, io farei così direttamente, belli. No, vabbè, non ci posso credere. Ok?
salta in aria. Anche la, questo con la plaga. No, pensavo fosse morto e invece... Mannaggia. Oh! Ecco qua. Ecco qua. Scusa, scusa Ashley se ci ho messo un po', ma... Oh, ero occupato con l'altra bestia. Sì, tranquilla. Sì, 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 io sto bene. Fatto sta allora che qua questo non è aperto. E ci sarà un modo per aprirlo? Se faccio il giro da qua. Ah, sì. Qua c'è una levetta, signore e signori. Granata potente addirittura. Viene definita potente. Allora, mi serve Ashley. Ashley, che minchia si fa... No, raga. Dov'è Ashley? Scusate. Ashley, con mi devi stare incollata al culo, mannaggia santa. Oh, niente, mi serve Ashley. Sì. Quindi devo rifare il giro e pregare che altri cani pulciosi non mi aggrediscano. Ok. Attento. Sì, lo so, lo so, lo so, lo so. Allora, è qua l'ultimo stendardo. Perfetto. Ok, quindi adesso dovrebbe essere possibile entrare. Direi proprio di sì. Un cervo. Un cervo. Ora possiamo uscire da questo labirinto. E speriamo in bene, Leon. Oddio. No, 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 no. Sempre nei momenti. Ecco, e io adesso come esco? Cazzo. Cioè devo scendere a qua sopra come avevo immaginato. Quindi sempre il tempismo della minchia. No, mollala, mollala, mollala. Oddio, no raga. Qui è un grosso guaio adesso. Grosso guaio. Il prossimo. Ah, oh, porca miseria. No, 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 no. Tutto ma non me date fuoco. Tutto ma non me date fuoco. State che cazzo. Ovviamente ho sbagliato strada, ragazzi. Oh, cazzo. Corri, corri, corri. Aiuto, Leon. Che palle. Resisti, sì, ci sono. Io. Oddio, no, raga. È greve la situa. Leon, sto per morire. No, vabbè, raga. È meraviglioso, è meraviglioso morire così, è meraviglioso. Aspetta, me la considerate abbassata? Sì. Se tu muori con noi. Dai, su. Sì, lo so, lo so. Bastardi, dove andate? Mamma mia, raga. Oddio, no, vabbè, io... rimango sempre interdetta da quanto siano resistenti sti maledettissimi bastardi. Di qua, sta veni di qua, non mi toccare. Resisti, ci penso sì, io. Sì, sì, ci penso io, ci penso io. Meraviglioso, tutto meraviglioso. Ne arrivano altri. Muori, Cristo santo. Ah, vieni Ashley, muoviti. Allora, dov'è? 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 Oddio, no, raga, io già me so persa. Dovrebbe essere di qua. Ok, andiamocene via. Mamma mia. Più in fretta che possiamo. Via, via, via. No, non me lo dico. Ok. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Bene, 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 bene. Stai bene? Meno male, meno male. La sala da ballo sarà di qua. Dovrebbe essere di qua. Ok ragazzi, per fortuna. Ciao bello. Ciao ciao, altra sfida. Medaglioni blu, aria, corridoio centrale. Ok, 6 medaglioni a mappede. Ah, cazzarola. E questi che stanno da qua? Allora qua non possiamo metterci una beneamata ceppa, ovviamente. Qua c'è il poligono di tiro. Dovrebbe essere di qua, ragazzi. Sì. Quindi probabilmente questa cosa me la farò magari per conto mio. Così devo vedere, ragazzi, se riesco ad ottenere qualche ciondolo, mannaggia santa. Ho delle ottime notizie, amico. Sono riuscito a procurarmi degli attrezzi di ottima qualità. Adesso posso fare delle modifiche davvero incredibili alle tue armi. Canteranno ancora più forte. Tutto questo al giusto prezzo, ovviamente. Facci un fischio se sei interessato. Perfetto. Quindi delle modifiche un pochettino più efficaci, suppongo. Allora, scacchiere elegante. Può essere solo 20.
venduta. Lacrima viola può essere solo venduta. Orologio stravagante per adesso, ragazzi, non ancora, perché ci manca comunque una pietra. Quindi, per potenziare, allora ripariamo, ragazzi, intanto il giubbotto antiproiettile. Ripristiniamo il coltello, ovviamente. Allora, per quanto riguarda questo, ragazzi, è da pensarci bene, ovviamente, a quali modifiche utilizzare. Ah, cadenza di tiro, ragazzi, del fucile antisommossa, direi che può essere utile. E carenza di tiro della pistola anche, perché no? Per cui adesso cosa possiamo scambiare? Questo, ragazzi, potrebbe essere utile, perché comunque per incastonarci le gemme può essere poi rivenduto ad un prezzo ancora più alto. Per cui allora direi, ragazzi, che per ora salvo la partita. Ci possiamo fermare qua, riprendere quindi direttamente da qui la prossima volta, anche perché da qua in avanti comunque dovremo andare verso la sala da ballo, quindi è un'area comunque nuova. Siamo nel corridoio centrale del castello. Come sempre, ragazzi, se avete suggerimenti e consigli li aspetto qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!